Buonasera a tutti gli appassionati, siamo in perfetto orario, ancora non vedo nessuno online, ma in ogni caso la puntata spero di essere veramente, eh, diciamo, di interessare tutti gli ascoltatori perché oggi la è la puntata perfetta perché posso parlare di un film. Un libro e addirittura due giochi. Ciao Diego, ciao Marco e ciao Paolo. Cioè, è la mia puntata ideale per cercare di dare quell'idea eh, quell eh, del della nostro hobby, della nostra disciplina a tutto tondo e che ci permette di parlare di film, di eh, di libri, di scrittori e chiaramente di regolamenti e come riescono a rappresentare poi gli scontri che siamo abituati a vedere al cinema che chiaramente per esigenze di eh, produzione non sono mai fedeli a realtà ma ci si possono avvicinare e è la settimana come avevo detto dedicata a Gettysburg e eh, devo dire che ho fatto una sorta di full immersion ecco Paolo mi dice oggi mi sono rivisto il film e eh, sì, è chiaro che i messaggi non c'è tanta sincronia, Paolo. Ma basta essere pazienti, così poi riesco. Ciao, Giuseppe, benvenuto. Così poi riusciamo a eh, concertare. Ho l'impressione che abbia, eh, ve lo dico, un rallentamento sulla linea internet da qualche giorno perché vedo che. Eh, non è perfetto anche il download. Devo vedere un attimo il router che eh, che problema abbia oppure se è un problema del, eh, del mio provider, del mio, eh, del mio fornitore di servizi. Dicevo della settimana dedicata completamente a Gettysburg e settimana prossima farò la stessa cosa con eh, Smolensk, con Panzergruppe Guderian, con l'Army Group Center e infatti andrò eh, a rivedermi. Sia un film sull'argomento, e qui ci chiedo anche il vostro aiuto perché non mi ricordo, francamente, un film che sia, diciamo, focalizzato sulla battaglia di Smolensk. Sembrano 5-10 secondi al massimo. Sì, però, Paolo, come ti dicevo, c'è qualche problema sulla linea. E dicevo. Da dove partire? Partiamo dal film? Sì, partiamo dal film perché chi ha avuto la fortuna di vedere il film di Maxwell, eh, di Maxwell sto parlando del film del 1993 con l'omonimo titolo Gettysburg, secondo me può avere, e mh, ditemi se sbaglio, una sorta di idea eh, accettabile, di un'idea realistica di quello che è successo a Gettysburg. Perché? Perché eh, il regista riesce a ricreare i momenti topici della battaglia e a dare un'idea di quali furono diciamo, i problemi incontrati da lì, da una parte il comandante dell'esercito eh, dell confederato e dall'altra parte di Meade, cioè il comandante del, eh, dell'esercito federale. E da dove parte il regista di Gettysburg? Se avete visto il film potete farmi domande perché è interessante anche analizzare il film e poi andrò a analizzare i due giochi che vi ho detto: il famoso eh, Three Days at Gettysburg di Richard Berg e l'altrettanto ottimo, se non meglio, Last Chance for Victory di De Nessing. E ho avuto modo di riguardarli in questi giorni, ovviamente dovrei giocarli con qualche appassionato perché non sono giochi. Da neofita, non sono giochi introduttivi, sono giochi veramente fatti per chi ama il board game. Non dico a livello esasperato, ma per chi vuole proprio ricreare e simulare. È chiaro che stiamo sempre parlando di giochi, ma presumo che questi due eh, sistemi cercano di riportare gli scontri dell'epoca, soprattutto per quanto riguarda la scelta della scala. Stiamo parlando di livello reggimentale. Ciao Gabriel, benvenuto. E il livello reggimentale, eh, per rappresentare eh, Gettysburg, secondo me risulta il migliore, perché... Perché al di là delle divisioni, al di là delle armate, in effetti vedete che molti episodi sono determinati dallo schieramento, da come si muovono i reggimenti. Ricordatevi la carica di Pickett. Se avete visto il film, e eh, qui mi piace, vedete proprio lo schieramento dei reggimenti: i colonnelli che predispongono i reggimenti e i generali. Che predispongono i loro reggimenti, cioè abbiamo praticamente eh, il livello di brigata e il livello regimentale che si dispongono sul campo di battaglia e questi due sistemi. Diciamo, cercano di rappresentarveli. Eh, Giuseppe mi diceva: secondo voi le staccionate dell'attacco di pighe si potevano togliere la sera prima con incursioni in di fanteria e cavalli piccole cariche? Eh, Giuseppe, questa è una eh, domanda interessante, eh, ma francamente, lascio a voi la risposta: non lo so, eh, sì. Ma eh, io continuo a dire: oggi eh, discutevo anche con, discutevo, argomentavo con un paio di giocatori che eh, tre giorni di Gettysburg, tre grandi errori di lì, oppure lì era molto indeciso, forse perché ricordatevi che. Eh, io continuo a dire, e eh, datemi un'alternativa eh, alla, alla mia argomento se siete in disaccordo, è il primo giorno che decide eh, tutto, eh, tutta l'altra serie di eventi di Gettysburg. Eh, il generale di cavalleria eh, Buford ehm, fu Colui che riuscì a bloccare eh, parte del grande esercito confederato di tutta la divisione di Hill e poi a determinare la eh, presa di Gettysburg delle alture e da lì si è determinata tutta la battaglia nei successivi due giorni. E il problema, adesso poi salto di palla in frasca, ma dato che sto analizzando questo argomento, devo dire che. Al di là del secondo giorno e del terzo giorno, dove gli schieramenti sono abbastanza noti, sia al generale Lee che al generale Meade, il primo giorno, secondo me, manca in molti, eh, in molti giochi della cosiddetta Fog War. Buford, se avete visto il film, ha una sorta di eh, dubbio. Ma che cosa succede? Eh, è tutto, è mezzo esercito confederato che si sta avvicinando. Aveva circa 2000 uomini, 2000 cavalleggeri alle sue, ai suoi comandi. Non poteva fronteggiare un'intera divisione. Ma nonostante tutto, decide, ma decide eh, senza sapere come dall'altra parte lì. Non voleva entrare in uno scontro aperto già dal primo giorno perché non aveva notizie dalla, su, dai suoi occhi dal generale Stewart che stava tranquillamente girando eh, era un generale che eh, dava fastidio alle linee nemiche, ma in quel caso lì ne aveva veramente un disperato bisogno. E eh, lì si trovò senza occhi. Ricordatevi un bel, il bel dialogo che c'è fra lì e lo stesso Stewart al suo ritorno dalle, dalla sua missione. E, e lì lo accusa: Ci hai lasciato senza occhi e abbiamo dovuto decidere così sul momento e abbiamo probabilmente sbagliato. C'è una bella poi. Una sorta di Longstreet interviene Longstreet non in questo dialogo, ma prima perché Longstreet aveva cercato di prendere informazioni indipendentemente da Stuart tramite una sorta di civile che uh, si era prestato a questa sorta di spionaggio e tale Harrison, attore di teatro che eh, aveva riportato appunto dei grandi movimenti di truppe eh, federali eh, nei pressi appunto di Gettysburg e quindi eh, è il primo giorno che determina tutto e devo dire che questa mancanza in tutti i due sistemi infatti lo dicono apertamente mi pare Richard Berg lo dica apertamente nel suo gioco in apertura è difficile, cioè in questo gioco sapete tutto e il che non è vero per, que per quello che accadeva in battaglia perché qualcuno dice col confederato posso vincere a Gettysburg in qualche sistema perché non è nella stessa situazione di lì, eh, certo che confederato a un certo punto sapevano che c'era un grande esercito eh, federale in avanzata, ma non sapevano bene né i numeri né la loro eh, posizione. E nel primo giorno e parte del secondo, di tut queste, tutte queste notizie il confederato non le sapeva. Ecco perché mai in questi sistemi che sono veramente. Eh, ottimi, adesso poi andrò ad analizzare la sequenza di gioco velocemente e vi dirò eh, pros and cons, secondo me sono entrambi eh, meritevoli, presumo che Last Chance for Victory sia ancora più eh, diciamo, dettagliato e quindi fra i due eh, direi se volete magari una migliore giocabilità eh, forse quello di, di Richard Berg cioè quello della GMT ripeto la seconda edizione eh, ristampata nel 2004 c'è anche una prima edizione ma che era uscita anche abbastanza eh, malino dal punto di vista della componentistica soprattutto le mappe erano piuttosto brutte infatti uscì una seconda edizione di upgrade che riproponeva le mappe modificate non mi ricordo, non mi ricordo bene i counter e Paolo, infatti, la mitigazione di tutti i giochi, si muove una battaglia partendo dalla posizione storica. Ma devo dire che più vedo il film e, e poi parlerò anche del libro, visto che il libro, secondo me, ragazzi, è, è The Killer Angels di Michael Shahara, non so se esiste la traduzione italiana, ma. È una, non è chiaramente un dettagliato libro, un documentario scritto sulla battaglia, ma chiaramente analizza, ritrae tutti i dettagli dei protagonisti da Chamberlain, da Longstreet, da Lothario Armistead allo stesso Buford e attraverso i loro occhi andiamo a rivivere quei momenti topici della battaglia. E sono tutti i momenti topici che ritrovate nel film. E, e il libro, chiaramente, va letto per cercare di capire anche i sentimenti di quegli uomini. Guardate, io poi sono, ehm, parlo sempre da romantico, ma romantico inglese, romant parlo sempre di romanticismo inglese e il romanticismo inglese è ehm, un romanticismo anche che magari sottolinea la figura dell'eroe alle prese con i suoi mille dubbi, l'eroe che va ad affrontare l'ignoto, eh, l'eroe che combatte per una causa che magari è pure Sbagliata, però combatte lo stesso perché ci crede fino in fondo e questa è la chiave di lettura eh, del film e anche del libro. Infatti, eh... Parlavo eh, con due amici, non è un problema di essere pro-li, eh, pro-confederati o pro-mid e pro-federali, eh, no, non è questo. Lì abbiamo due schieramenti opposti e il regista cerca proprio di trasmettere, come il libro, questa sorta di sono convinti di combattere per una giusta causa. C'è un, eh, una piccola scena, non so se l'hanno tagliata nel film principale, io ho la fortuna di avere. Eh, diciamo il film originale ehm, tra tre prigionieri confederati e il fratello di Chamberlain. E lo, il soldato confederato è candido nell'affermare stiamo combattendo per i nostri diritti, e dall'altra parte ehm, è. è, è, è lo sguardo che fa il fratello di Chamberlain: eh, Ma siete sicuri, state combattendo per i vostri diritti? Ma anche noi stiamo combattendo per, i, per certi diritti. Ecco, abbiamo due schieramenti contrapposti convinti di combattere per un ideale. Ecco perché poi alla fine dirsi pro Dixie, eh, pro Chamberlain, pro Mid, pro Federali non conta nulla. Perché mai come il libro e mai come il film riescono a essere equilibrati. Grazie Paolo, mi hai confermato: riescono ad essere equilibrati. Nella loro, nella loro analisi, ah, eh, ricordo ragazzi: se voleste eh, seguire il film eh, con la lingua originale, eh, si fa veramente fatica. Devo mettere i sottotitoli a seguire certe, eh, certe battute dei confederati perché praticamente è, una, eh, è difficile. Bisogna un attimo ascoltare, sintonizzarsi e cercare di capire le parole. In ogni caso, con i sottotitoli eh, vi aiutate, però non è sempre semplice. Eh, qualcuno ha letto anche su facebook che il film che ripeto si basa pari pari sul libro e quindi eh, riporta tutte le eh, parti più importanti del libro e, dicevo eh, è retorico ci sono dei dialoghi troppo lunghi d'accordo il regista voleva proprio fare di quel film un simbolo di questo scontro una sorta di eh, ad memoriam, qualcosa per ricordare Gettysburg in una maniera molto equilibrata. Secondo me ci riesce in fondo, è chiaro che. Il discorso che fa Chamberlain ai disertori, eh, il discorso che fa Chamberlain al fratello, il discorso che fa Chamberlain a Keir Rain, il suo diciamo, attendente di campo, beh, possono essere criticabili, però sono discorsi voluti per dare un senso a quella grande dramma che è stata la guerra civile americana. E Marco mi dice: questa è un classico di situazione di guerra, durante la, la, la tregua di Natale del 14 i soldati inglesi si sono sorpresi di scoprire che anche gli avversari pensavano di stare. Combattendo per la libertà. Ecco, eh, grazie Marco per questa conferma. In effetti, eh, mai come il film Gettysburg di Maxwell dà questa idea del due schieramenti che. Hanno degli amici nelle parti, eh, nella parte opposta, ricordatevi che tutti i discorsi che fanno i generali, ricordate eh, Lothario Armistead che per tutto il film cerca di mettersi in contatto col suo grande amico Hancock, è proprio simbolo di, quella, eh, di quello scontro fra, fra connazionali, fra fratelli. E, e dunque, eh, il film insiste su questo fatto. Eh, il, I confederati lottavano per la loro libertà il, sullo sfondo chiaramente. Il problema della schiavitù di cui si servivano eh, i grandi eh, proprietari terrieri del sud, però in realtà. C'era poi un fatto eh, non solo di, eh, di valori, di eh, libertà per le persone di colore, ma eh, libertà di decidere. Guardate che ancora oggi gli Stati Uniti hanno questo problema. Abbiamo 50 stati, abbiamo one country, ma eh, 50 states, abbiamo una nazione e 50 stati. Era quello che il Confederato e lì... E Chamberlain dovrebbe essere il personaggio preferito da Marco. In effetti, Chamberlain, sì, secondo me, ne esce vincitore. Ricordatevi che Chamberlain fu protagonista anche dopo Gettysburg eh, perché eh, andrò a dirigere l'università fu eletto governatore, eh, fu promosso a eh, generale di... Eh, fino a generale di divisione, quindi Chamberlain, eh, diciamo io non so se poi nella realtà eh, fosse una persona così ammirevole come appare nel film, una persona beh, piena di dubbi, ma allo stesso tempo una persona che prende una decisione e la carica. Eh, la carica al Little Round Top è fantastica, ragazzi. Un, eh, un professore di retorica, un professore eh, che, eh, diciamo, insegnava, improvvisamente decide di caricare perché non aveva più proiettili. Ragazzi, eh, è vero però. E quindi, se ci pensate, è la, mh, ma direi la vittoria della persona che ha una certa intelligenza, che ha una certa cultura, ma che prende una decisione da tipico, da tipico leader militare. Su questo, eh... scusate, ho letto un pochettino, un pochettino d'acqua. E su questo, ragazzi, è veramente ammirevole la figura di Chamberlain, ma io proprio riguardando il film, l'avvicino, vediamo un po', vi dico in un a quale personaggio notissimo eh, eh, diciamo di Hollywood o avvicinerei la figura di Chamberlain nella sua mestiere ma nelle decisioni che deve prendere è sempre critico con se stesso e sempre pieno di dubbi quindi eh, Chamberlain secondo me eh, ne esce vincitore anche dal punto di vista del personaggio eh, mi piace molto oggi ho riportato delle frasi di Longstreet eh, perché Longstreet voleva attirare eh, l'esercito federale in una guerra di eh, difesa, voleva fare attaccare l'esercito federale, non ci riuscì, non era per quegli attacchi, diciamo, alla baionetta, in campo aperto, contro lo schieramento avversario, e, ed è, diciamo, curioso notare, qualcuno dice Longstreet era troppo avanti, perché queste cariche suicide, noi le vediamo anche circa 40 anni fa, durante la prima guerra mondiale, quindi, eh, Longstreet sapeva, eh, si nota chiaramente nel libro, eh, nel film è sempre sottolineato, era pieno di dubbi, aveva eh, chiaramente eh, pronosticato la fine della divisione di Pickett, certo che eh, ricordiamo qualcosa di eroico nell'avanzata eh, nell della divisione di Pickett e nella sua distruzione, Pickett perse il 60% dei suoi effettivi. E perse sette dei suoi tredici colonnelli e, e tutti i generali. Ricordatevi Garnet che non poteva camminare e infatti nel film muore, eh, diciamo, perché era facile bersaglio, dato che era costretto a cavallo. Eh, Lothario Armistead muore durante, diciamo, l'ultimo assalto al, al trinceramento federale eh, con i cannoni e quella è un'immagine veramente. Mm, direi una delle migliori immagini in cui il Confederato cerca eh, il, fratello, eh, il fratello federale, il fratello Hancock, con cui diciamo era stato veramente amico. Questo è quello che vuole trasmettere il film e questo è quello che troverete nel libro in cui ci sono personaggi eh, pieni di dubbi. Eh, ma stiamo combattendo per una giusta causa, lo stesso lì era sempre in contraddizione, ma stiamo facendo la cosa giusta? Eh, sì, infatti la carica Picket non aveva nessuna possibilità di vincere, eh, ma si, anche uno ha, diciamo, senza nessuna conoscenza eh, potrebbe dire, ma come facciamo a coprire un, miglio, eh, un chilometro e mezzo, quindi più di un miglio, davanti, con i cannoni prima a lunga gittata, poi con i cannoni caricati a mitraglia e poi con le salve di, eh, dei fucili? È praticamente impossibile e questo eh, Longstreet l'aveva previsto lì probabilmente era troppo fiducioso eh, della, eh, della superiorità morale dei suoi soldati e eh, proveniva da una serie di vittorie dunque forse presuntuoso sì eh, per lui Gettysburg era un eh, turning point una sorta di svolta della guerra così non fu e infatti e da, dopo Gettysburg, l'esercito confederale a meno, cioè fe, conseguì un'altra eh, vittoria, Chickamauga, ma in ogni caso era la, eh, una sorta di canto del cigno. Ma ragazzi, Mettiamo da parte il film, vi ricordo che per me Chamberlain è molto eh, vicino al capitano di Salvate il Soldato Ryan, Saving the Private Ryan, impersonato da Tom Hanks, anche in quel caso c'è un eh, professore, non mi ricordo se di matematico o di italiano, che comanda questo Plotone per andare a eh, salvare il, il fratello eh, di una famiglia di eh, quattro fratelli. Eh, in Normandia e lì si vedono spesso e volentieri ci sono io ho visto praticamente molti molti punti di contatto fra eh, il capitano del soldato Ryan e lo stesso Chamberlain e devo dire che eh, dovreste anche eh, non so adesso il discorso in italiano come è stato tradotto secondo me eh, il discorso di Chamberlain andrebbe anche letto ai nostri studenti tranquillamente proprio per per dimostrare con le parole eh, quanta nobiltà umana c'è anche in un momento così crudele come la guerra. Ma veniamo ai due giochi in questione che oggi ho, ehm, ho qui davanti a me. Eh, ripeto, Last Chance for Victory di Dinesig, la serie regimentale ora edita dall'MP che praticamente va a sostituire la serie regimentale della Gamers. Io non l'ho giocata molto la serie regimentale della Gamers, ho giocato un pochino più questa, non, non molto, e devo dire che leggendo i commenti l'ho giocata, ho giocato lo scenario, ricordatevi che c'è uno scenario, eh, ecco, bravo. Vedi, Paolo, hai ricordato un'altra bella ehm, notizia. La figura del professore italiano è all'origine del personaggio di Galeazzo Musolesi di Bonvi. Grazie. Vedi, Paolo, abbiamo una sorta di. Persone che eh, vengono eh, coinvolte in episodi da cui vorrebbero staccarsi ma non possono. Insomma, diciamo che ci sarebbe tutto da, eh, da fare una lunga digressione su questa sorta di personaggi prestati a scenari che non sono nelle loro corde. Dicevo. Per quanto riguarda eh, Line of Battle eh, Series, cioè Last Chance for Victory che appartiene, ricreto, alla LBS, a questa serie, linea di battaglia. Perché linea di battaglia? Perché anche nel film vedete che il movimento tipico dell'epoca era spostarsi per reggimenti, piazzarsi, sparare. Mauro ha il gioco: Kill Ranger sulla campagna di Gettysburg. E Diego, dammi la casa perché francamente non mi ricordo questo titolo. E ce li ho quasi tutti di Gettysburg, non li ho giocati tutti ovviamente. Dammi la casa di produzione, dicevo di questo: Last Chance for Victory che mh, ripeto: il designer di Nessig. E ha addirittura avuto 1 2 3 4 5 assistenti nelle ricerche la mappa è di rick barber vi ricordo che c'è un altro gioco sulla guerra civile americana è appena uscito della compass che non ho ancora giocato ma di cui hanno parlato molto bene e... Dicevo, playtesting veramente tantissimi, c'è tanta gente che l'ha sviluppato e basta andare a vedere tutti i commenti su Board Game Geek che eh, adesso vado a leggere Giuseppe il tuo lungo post e eh, tutti i commenti su Board Game Geek eh, positivi su Last Chance for Victory. Ma perché la definiamo diciamo un gioco per veri amanti della simulazione, Non è per tutti perché a veramente qualsiasi aspetto della battaglia tipica dell'epoca dicevo a livello regimentale se voi pensate un attimo al film eh, l'assalto al Little Round Top lì è fatto proprio per reggimenti avete la, eh, i soldati che avanzano anche magari in maniera disordinata ma a un certo punto si eh, sistemano per linee a livello di reggimento West Western Games no non l'ho giocato mai Diego è una, una sorta di buco nella mia, eh, nelle mie conoscenze e dicevo si sistemano per linee poi parte la salva di eh, fucileria non una sola, due, tre, quattro e poi eventualmente se eh, la difesa eh, diciamo delle linee nemiche è attaccabile allora si va alla carica e questo diciamo poi il, eh, quello che cercano di rappresentare i sistemi, ecco perché Line of Battle series, perché in realtà cercavano, era la linea di battaglia che era da eh, formare sul campo. Pensate un attimo. All'attacco di Pickett sulla piana, eh, pensate a quando Pickett spiega ai suoi eh, generali di eh, brigata come devono avanzare, ma come poi i generali di brigata dispongono i reggimenti, sono tutta una serie di righe di soldati che cercano di aggirare, ma non in maniera disordinata, proprio per linee di battaglia. Quindi, eh, certo, ricordiamo che il reggimento è equivale al battaglione in Europa, certo, sì, poi alla fine. Eh, pero... Eh, devo dire che secondo me eh, questo dovrei avere, mh, voi che siete eh, Diego, tu che sei esperto di diciamo eh, combattimenti del periodo eh, diciamo in Europa 700-800 e il napoleonico pure mo, eh, lavora nella stessa maniera. Devo dire però che si vede l'inefficacia di combattere per linee durante la guerra civile americana, già con, con Napoleone poteva essere. Essere giustificato, ma solo 50 anni dopo questo sistema di combattimento non andava, eh, non andava più. Ricordatevi Longstreet che non era molto contento di questa tipologia di combattimento, ecco perché Longstreet è 50 anni avanti. Ma in ogni caso, qui nel sistema di gioco avete una una fase di comando una fase di rally poi il movimento e il combattimento qual è la grandezza al di là di tutti i dettagli posso dire che eh, il combattimento è molto ben fatto c'è la eh, una fase di eh, fuoco di, eh, in difesa la volley fire il check morale prima di fare eh, l'attacco il check morale prima di fare la carica e questo è veramente bello e se vedete proprio, se ci fate caso anche nel film abbiamo queste linee ravvicinate che sparano, ma saranno capaci di fare la carica, non è la stessa cosa. E il sistema ritrae molto bene questa serie di controlli eh, di morale. Ma al di là dei controlli morali, al, al di là della eh, ovvia. Eh, reazione dal punto di vista della difesa che c'è in tutti e due i sistemi. Eh, abbiamo anche un facing, ovviamente, dato che stiamo parlando di una scala molto piccola. Eh, abbiamo un facing che è limitato solo ai tre esagoni frontali eh, e quindi abbiamo anche regole che vanno a eh, diciamo toccare il cambiamento di facing e chiaramente i modificatori in combattimento. A livello tattico è l'ultima guerra napoleonica o la prima guerra moderna? Ma secondo me, eh, Diego, ti rispondo: eh, chiaramente posso essere, diciamo, contraddetto. Ma eh, secondo me è l'ultima guerra napoleonica, eh, in quanto eh, i generali adesso bisognerebbe fare tutta una sorta di analisi di quello che studiavano a West Point, ma devo dire che probabilmente si sono basati sulle eh, tattiche eh, dell'epoca napoleonica tanto è vero che l'attacco di Pickett è, eh, è una sorta di richiamo a Waterloo, una sorta di rompiamo il centro e in maniera tale che abbiamo la strada aperta. Su questo non ci piove. Quindi eh, lì ha fatto un attacco da Napoleone e quando c'è dall'altra parte un esercito organizzato che non è stato particolarmente indebolito dall'artiglieria, se ci pensate un attimo, eh, a Gettysburg eh, nel film abbiamo l'artiglieria confederata che non era abbastanza organizzata per indebolire la linea dei federali, la linea di Mead e da qui tutti i problemi e Napoleone ebbe gli stessi problemi a Waterloo, Napoleone aveva addirittura il terreno... Eh, Ammorbidito dalla pioggia, e quindi le pale di cannone si perdevano nel terreno, erano diciamo eh, atterravano, non rimbalzavano e eh, rimanevano eh, bloccate nel terreno. E da qui l'inefficacia del grande sbarramento di artiglieria Napoleone, e lì Cerca di fare le stesse cose, ricordate a Longstreet che dice ai suoi sparate, sparate, sparate finché potete, eh, perché voglio indebolire tutta la linea di difesa di Meade. E questo non accadde, ecco qual è stato il problema eh, della carica di Pickett, che è una classica carica napoleonica senza cavalleria. Eh, qui ehm, voi provate, eh, non so se qualcuno di voi ha fatto eh, quando eravamo più giovani, ai tempi dell'esercitazione militare, l'attacco di plotone di compagnie di battaglione che si avanza con fucile, zaino, tutti appesantiti, e eh, vi posso assicurare che coprire un chilometro e mezzo, un miglio con tutto questo armamentario è veramente tostissimo, dovete essere addestrati ma quando arrivate a contatto con l'obiettivo non avete proprio la forza di mirare sparare o di essere efficaci, quindi ricordatevi che certe cose eh, vanno anche ponderate, eh, cosa sarà mai un chilometro e mezzo? Un chilometro e mezzo con moschetto sotto il fuoco nemico è veramente pesante eh, è la guerra franco-prussiana e eh, sì, bisognerebbe analizzare anche la guerra franco-prussiana perché Diciamo che viene cinque anni dopo, ma devo dire che secondo me la guerra civile americana è stata combattuta con dei canoni che si ispiravano ancora 40 anni prima in Europa. Non siamo, stiamo parlando di un'azione americana estremamente giovane e quindi certi, eh, un certo modo di combattere era comprensibile e lì aveva tentato una sorta di carica napoleonica al centro, cosa che Longstreet non voleva ed ecco perché uno dice: Longstreet era molto molto avanti. Tornando al gioco, dicevo del facing di ovvie regoline che ci sono per rappresentare il reggimento o la singola eh, unità. E la carica che è molto bella, la carica come svolta. Ricordatevi sempre che c'è un morale da, eh, da eh, soddisfare e poi c'è la volley fire in difesa e poi abbiamo le qualsiasi regole speciali di, eh, am, um, per quanto riguarda le munizioni, per quanto riguarda la, il problema dell'artiglieria, ma la grande secondo me. Il grande punto di forza di questa serie è proprio il sistema di comando. Il sistema di comando che eh, partiamo da un eh, comandante di armata che, secondo la catena, trasmette i suoi ordini e se il film, da questo, punto di, da questo punto di vista, ragazzi, è abbastanza efficace nel descrivere questa linea di comando. Secondo me, è un Gettysburg eh, a livello regimentale, senza linea di comando, non ha ragione di esistere. Voi, eh, delle. non mi ricordo quante pagine sono, vediamo un po'. Sono ben, ragazzi. 36 pagine di regolamento base, quindi ricordo: non è un wargame per tutti, è un wargame veramente per amanti della simulazione storica e per quelli che vogliono entrare nel dettaglio. Pensando sempre che ripeto a questi Gettysburg, manca la Fog of War, dicevo il command and control, un army commander. Adesso penso a lì che dà gli ordini solo ai suoi comandanti di, eh, di corpo d'armata e chiaramente i comandanti di corpo d'armata poi a catena vanno a eh, affidarsi ai loro comandanti di visione, i comandanti di visione ai loro eh, comandanti di, eh, di brigata e poi di reggimento. Insomma, eh, se, Vedete, questa carne di, di comando è perfettamente riportata a, eh, in eh, la nostra eh, Last Chance for Victory. E voglio leggere qualche passo dal regolamento, vediamo un po'. e Perché secondo me, la Line Battle Series Rules che può essere giocata, soprattutto nei scenari avanzati, negli scenari introduttivi senza linea di comando perde un pochettino, diventa un war game. Eh, sofisticato ma eh, è, sono il command control che è molto importante c'è addirittura un ordine quando un ordine arriva il, eh, colui che riceve l'ordine fa un tiro di comando per di determinare se lo accetta allora se eh, questo eh, tiro il dado riesce può iniziare a dare gli ordini. Bella questa sorta di arriva l'ordine, ma sei sicuro cosa facciamo, cosa non facciamo? Questo rappresenta, non so, un Longstreet dubbioso, ma poi alla fine, eh, se ci pensate un attimo, eh, questa sorta di dubbio dei comandanti non appare nel film. Abbiamo un Longstreet che ordina a Hood di prendere le... Eh, le rocce, le, le rocky hills del Devil's Den e Hood dice: È impossibile, non è terreno per lo scontro, per scontro aperto. Ma nonostante tutto, poi eh, annuisce ed esegue e quindi questa sorta di incertezza nei comandi tutto sommato non appare nel film perché tutto ti eseguono fino alla fine pensate un attimo a Chamberlain che deve tenere la parte l'estrema parte dello schieramento eh, federale se ci pensate un attimo eh, non ha esitazioni deve eh, resistere fino all'ultimo uomo e a un certo punto lui comincia a farsi domande ma fino all'ultimo uomo o fino all'ultima munizione cioè eh, diciamo che in ogni caso non pensa minimamente a non eseguire l'ordine mentre questa sorta di incertezza potreste trovarla in, eh, in questa serie, che chiaramente è una serie generica, bisogna vedere gli scenari poi come vanno a, eh, a diciamo a definirla voglio vedere un attimo qualcosa perché secondo me il, eh, la cosa più riuscita di questa serie, il fatto più riuscito di questa serie è proprio il command and control e non so abbiamo la, eh, abbiamo l'emissione dell'ordine. Per esempio, il comandante armata manda un ordine a un corpo per attaccare, si assicura che sia eh, stack, eh, che sia con il suo HQ. Fa un command roll e, se questo command roll va bene, allora il comando è accentato al, eh, ed esegue eh, gli ordini, poi a sua volta eh, questi ordini che il comandante di corpo eh, riceve li, li impartisce a tutti i suoi comandanti di divisione. E, chiaramente, e poi anche il leader di divisione deve fare un command roll check per implementare l'ordine di corpo. E non ha bisogno di essere staccato con un eh, HQ. Eh, e poi eh, il comandante di visione esegue l'ordine del corpo indipende indipendentemente, e poi chiaramente andiamo dal comandante di visione che. E non ha problemi a impartire gli ordini ai suoi eh, comandanti di, eh, di reggimento. Ecco, bellissima questa sorta eh, di, ehm, di catena di comando che nella line of Battle Series è veramente ben riportata. Consiglio a tutti, avete. Lo scenario introduttivo per chi ha questo fantastico gioco, Line of Battle, abbastanza costoso, ma vi posso eh, veramente assicurare che li vale tutti. Eh, siete amanti di Gettysburg, volete un wargame su Gettysburg, eh, Last Chance of Victory è il gioco che fa per voi. C'è uno scenario introduttivo intitolato eh, Dogs of War, che è un training scenario, ma vi permette di capire fino in fondo... Eh... Le regole basilari per quanto riguarda face, movimento e combattimento è quelle sull'artiglieria, che ricordo l'artiglieria è eh, definita molto bene, ci sono tutti i singoli tipi di cannone che parteciparono allo scontro. È uno scenario piccolo di 2, 4, e 6, 9, 13, 16, 20 unità più o meno a testa. C'è il, eh, il famoso Alexander, il colonnello eh, protagonista dell'ultimo dell diciamo bombardamento eh, a Cemetery Ridge. Poi abbiamo McClose che partecipa. Abbiamo Wofford in questo Dogs of War che usa una. Mappa, il primo, il confederato, ha l'iniziativa quindi vi, vi, ehm, vi raccomando di partire da questo scenario introduttivo. La cosa bella della line of battle series sono gli scenari: ce ne sono veramente tanti. Abbiamo uno, un inizio tradizionale. Un, eh, uno scenario, vediamo un po': ah, abbiamo l'inizio tradizionale tutta la campagna. Poi mh, diciamo che potete ricreare tutti gli scenari. Voglio contarli: eh, fading light, fading hope eh, 7778. Eh, 7, 9, 7, 10, 7, 11, 7, 12, 7, 13, 7, 14, ragazzi sono una marea di scenari, 16, 17, 18, accidenti, 19, 20, 20 scenari veramente ricco attenzione 21 e 22 abbiamo bellissimi gli scenari, eh, gli ultimi due scenari sono sulla Pickett Charge eh, che è fatta relativamente solo all'assalto di Pickett, eh, Pettigrew e Trimble e poi abbiamo lo scenario con tutti le, eh, i eh, reggimenti che parteciparono alla carica quindi avete 22 scenari e questo fa rende il gioco estremamente simulativo e estremamente didattico per capire bene tutte le fasi della battaglia in ogni caso ragazzi eh, certo che ci sono molti combattimenti io tendo a eh, riassumere eh, Gettysburg ricordando il primo giorno quello che fece eh, Buford eh, totalmente in, eh, in minoranza quello che fece Chamberlain a Little Round Top e quello che eh, fece Pickett purtroppo per lui nel terzo giorno ma secondo me il terzo giorno è solo una sorta di sigillo alla vittoria dei federali ma mettiamo quindi ragazzi l'Ino Battle è veramente un wargame che merita sotto tutti i punti di vista e eh, dato che non, non lo gioco da almeno un annetto, voglio riprenderlo perché, per capire Gettysburg, questo è il gioco che fa per voi. e in Essig, veramente, in questo, in questo sistema si è superato. Ricordo che molti ehm, eh, parlano di questa nuova serie di, Ge di Essig come un sistema che eh, toglie le pesantezze del vecchio sistema a livello di reggimento eh, della Gamers, sempre fatto da Essig, e lo rende più eh, playable, più giocabile. Ma questo comunque è da vedere perché non ho giocato, non me lo ricordo proprio, il sistema reggimentale precedente di Essig. E per finire... Vado ad analizzare eh, Three Days of Gettysburg di eh, Richard Berg, eh, pubblicato dalla GMT nel 2004. Ricordo che la Chance of Victory è del 2014, quindi ha già eh, 15 anni. È il volume 1 della Grey Barrels of the American Civil War. Fatto da un grande come di Nessig eh, sul podio, potete mettere di Nessig Richard Berg e non so. Eh, io metterei un nuovo come Simonic, può darsi sul podio, però eh, chiaramente, per, se vogliamo fare una differenza, anche di eh, parliamo di età, io metterei Danigan eh, Richard Berg. E, e di Nessig e magari fra i nuovi eh, Simonic, e francamente, eh, dopo Simonic, fra quelli nuovi ne, ce ne sono tanti. Eh, Von Boris fa parte della vecchia guardia, eh, Jack Green fa parte della vecchia guardia, eh, insomma, sono tanti. Ma sul podio io metterei sempre Richard Burr eh, di Nessig e, e, mh, e lo stesso e lo stesso, ma forse anche con Boris. Non lo so. Dovrei fare un podio da 4. Solitari sul periodo, Marco. Eh, allora, secondo me. C'è anche Richard Borges, sì, però Paolo. Allora, in questo caso io dovrei... Solitari, aspettate, faccio, eh, vi rispondo a Marco Solitari sul periodo di Gettysburg. Mi pare che ci sia eh, uno eh, scenario sulla carica di Pickett della Victory Point Games. Eh, mi pare Whitfields, qualcosa del genere. Eh, mi dicono, non l'ho mai giocato, ho fatto molto bene e non mi ricordo altri solitari. In ogni caso, queste eh, last chance. Victorico, appena finito di analizzare, secondo me è molto giocabile in solitario, in quanto se uno vuole capire tutta la situazione storica con questo gioco, sicuramente va a eh, comprenderla e può anche giocarla. Eh, cercando sapete eh, passando da una parte e dall'altra però solitari così grandi su questa serie non mi, vengono, non mi vengono in mente però della Victory Point Games vai a vedere la carica di Pickett che secondo me in solitario ha anche poca, eh, poca ragione di esistere eh, sto cercando di pensare ad altri giochi su Gettysburg in solitario, probabilmente ci sono eh, e Marco meri mh, insomma merita eh, questa sorta di tua domanda Merita una successiva ricerca, sì, Richard Borg. Eh, Paolo, però, io sto parlando di giochi che cercano di simulare. E Richard Borg rimane un grande secondo me perché ha venduto tantissimo. E, e con, e, magnificent, grazie, il Magnificent Style della Victory Point Games. Ecco, Victory Point Games, non so, eh, Gabriel tu l'hai giocato perché me ne hanno parlato molto bene, ma francamente non so eh, se eh, sia così efficace. Eh, quindi io Richard Borg non lo metterei mai sul, eh, sul podio, ma non perché sia, eh, non sia da menzionare, ma eh, Dunningham, eh, Berg ed Essex secondo me sono loro da eh, diciamo da mettere sul podio, poi possiamo parlare delle nostre diciamo, aspettative e dei nostri, credo. Eh, in altro luogo. Dicevo del gioco invece di Richard Berg, che secondo me è meno sofisticato, forse perché eh, Richard Berg si è basato sulla sua vecchia serie che aveva creato per l'SPI, abbiamo una eh, sorta di regole molto eh, analoghe a quelle di. Last Chance of victory, c'è una forse. Il sistema attivazione è diverso in quanto eh, Berg usa il suo sistema eh, interessante la eh, efficiency rating dei suoi corpi, cioè quanti eh, comandi può dare il corpo in un determinato turno. Molto interessante questo fatto, c'è cioè questa sorta di efficienza eh, non lo troviamo in Lawrence Victory, l'efficienza è data dall'accettare o meno l'ordine, quindi questa, diciamo è la sostanziale differenza perché poi, per quanto, dato che stiamo parlando della stessa scala, entrambi usano eh, i, le formazioni, entrambe usano eh, il facing, entrambe usano il facing fire. E non facing fire, ci sono delle regole sulla linea di vista: eh, small arms fire contro il tirely. Abbiamo la, la, pre, la pre shock resolution, quindi il controllo morale. Una eh, eventuale Morale status l'efficienza del combattimento di brigata. Ecco, questo la Brigade Combat Effectiveness, è una sorta di regola che proviene dalla precedente Grey Battles the American Civil War della SPI. Sto parlando della serie 4.5, e, e poi chiaramente Fatigue, eh, questi eh, è un'altra bella regola, eh, cioè della sorta di eh, Reggimento o divisione, che praticamente non poteva partecipare al combattimento, la fatiga, la vedete anche nel film Gettysburg il terzo giorno, qual era eh, il, eh, la divisione più fresca? Quella che era appena arrivata, quella di Piquet e le altre non erano in condizione. Dunque, eh, la regola sulla fatiga, francamente, dovrei andare a vedere se c'è qualcosa di analogo. Adesso mi è sfuggito su Last sull'Ascenso Victory, ma questa fatigue è un'altra regola da tenere in considerazione. Probabilmente per quanto riguarda: da. Eh, ecco, abbiamo, so abbiamo un manualino di 32 pagine. Eh, il developer è John Olsen, eh, la Director Roger McGowan eh, Rules layout Mark Simonic e eh, Producer come al solito i 5 che fanno parte della GMT. Non vedo tanti play, eh, play tester, quindi secondo me. E dal punto di vista simulativo dal punto di vista della ricerca della regola last chance for victory è superiore probabilmente e per quanto riguarda giocabilità e interesse, perché vi ho citato due regole, efficienza e fatica, che sono molto realistiche, eh, potete andare a eh, dare la vostra diciamo preferenza a The, Free, eh, The Great Battles di America Civil War di Richard Berg. In ogni caso, per quanto mi riguarda, sono entrambi validi. Ho una preferenza per le mappe utilizzate in questa edizione della GMT. Eh, per quanto riguarda i colori, per per quanto riguarda qualche scelta grafica, mi piacciono di più le unità con la silhouette di Three Days of Gettysburg, a differenza di That's Chance for Victory, in ogni caso stiamo parlando di due giochi. Che eh, qualitativamente sono entrambi da acquistare. Eh, non so se Three Days of Gettysburg è ancora, si può ancora trovare sul mercato. Ma Last Chance for Victory, eh, non trovate Three Days of Gettysburg. Andate ad acquistare tranquillamente Last Chance for Victory se volete capire fino in fondo Gettysburg. In ogni caso, secondo me, non ne comprate questi due giochi. Guardatevi il film perché il film, che si basa su un libro, un, un libro che basa eh, il suo racconto sui protagonisti, e eh, mi piace sempre ricordatevi che spesso e volentieri quando leggiamo descrizioni delle battaglie se non troviamo la voce dei protagonisti sono un po' spersonalizzate e devo dire invece che questi romanzi storici ben fatti come questo di Michael Shara e poi che troviamo nel film beh devo dire che ci danno un'idea della battaglia dal punto di vista dell'uomo magari ci perdiamo qualche dettaglio ma abbiamo fino in fondo la percezione dello scontro quindi eh, diciamo che Killer Angels ve lo dà, il film ve lo dà. E poi, io dico sempre, dopo aver letto il libro, dopo aver visto il film, cercate di andare a rimediare questi due grandi eh, titoli del nostro hobby. O, eh, ripeto: Three Days of Gettysburg, Richard Berg, prodotto dalla GMT, Last Chance for Victory, eh, prodotto dall'MP di Dean Essig. Eh, Last Chance for Victory, è questo. I go, you go. Eh, l'altro no. Eh, Ricorda che un gioco usa I go, you go, l'altro no. Ma tutto sommato, sì, eh, Diego. Però, in ogni caso, poi alla fine eh, diciamo che non è questo che cambia molto, eh, in quanto c'è questa catena di comando con tutti gli ordini. Eh, non è questa la sostanziale differenza. Secondo me, la sostanziale differenza sta che Last Chance for Victory è veramente una sorta di ricerca definitiva nel. Eh... Vabbè, adesso non dichiaro signore, ma parlare italiano, ok. Go, io. Eh, diciamo la sequenza alternata: prima un giocatore e poi l'altro. però ai go you go, dai Paolo, e eh, non ci criticare anche su I go you go, dai. Eh, Parliamo di giocatore 1, giocatore 2, quindi la fase alternata. E eh, devo dire che la però mh, il gioco di Berg ha pochi scenari quindi ha 1 2 3 4 5 scenari non molti e dunque per quanto riguarda la ricchezza ripeto è abbastanza chiaro che last chance for victory è la ricerca del gioco definitivo su Gettysburg e più lo vedo e più mi convinco spero di avere un, eh, un grande tavolo per piazzare completamente il gioco e almeno fare una sorta di analisi della battaglia col gioco piazzato e questo lo vorrei fare con eh, D.A.K., con DAC della MP lo vorrei fare con Last Chance for Victory e lo vorrei fare con Warning Flames eh, perché? Perché spesso e volentieri questi monster games che è difficile portare a compimento ma nel piazzamento, almeno della campagna riescono a dare eh, l'idea di quello che fu la battaglia in questo caso più la ricerca della regola è, è ben fatta, più riescono a essere, fra virgolette, simulativi. Bene ragazzi, eh, è tutto. Mm, questa settimana dedicata a Gettysburg mi è proprio piaciuto. Ho avuto modo di rivedere il film. Lo stavo, mi stavo rimettendo a riguardarlo anche ieri sera. Poi alla fine mi sono fermato perché basta, perché ormai devo dire che fra poco eh, ripeto a memoria i dialoghi. Eh, perché eh, dopo che l'avete visto, una, dopo la prima volta d'accordo, avete un'idea, eh, diciamo, dell'insieme, ma poi 3, 4, 5, 6 volte cominciate a imparare i dialoghi, cominciate a vedere quei dettagli che vi eravate persi. Il che devo dire che eh, è molto divertente. E in ogni caso, Killer Angels di Michael Shara è un ottimo libro se vi piace chiaramente l'argomento. Eh, vinse il premio eh, Pulitzer. Michael Shara, vi ricordo ricordo che eh, l'autore è morto nel 1998 molto giovane a 59 anni e molti l'hanno definito simile a Hemingway e molti l'hanno definito uno scrittore capace di eh, ricreare quell'atmosfera eh, del periodo e Forbes dice che imparerai più da questo grandissimo libro da qualsiasi resoconto non fictional. Che chiaramente non romanzato, e Shara è capace. Ecco, quella grande, secondo me, quello in cui riesce a fare Shara è quello di portare i personaggi come lì alla vita. E rendere il conflitto così reale direi non solo lì, anche Longstreet e anche Chamberlain. E quindi è un libro, secondo me, da leggere al di là di qualsiasi resoconto sulla battaglia e poi devo dire che ci sono tanti tanti punti in comune col film mai come Gettysburg di Maxwell eh, il film è così fedele al libro Rico esempi di film fedeli al libro si contano sulle dita di una mano eh, mi viene in mente Tolkien e Peter Jackson un grande appassionato del signore degli anelli che poi ha ricreato un film che ha detto ai tutti è stato un capolavoro quindi, insomma, ci sono dei libri che vale la pena di leggere indipendentemente dai loro interessi, ma perché eh, ci permettono di rivivere eh, certe situazioni. In questo caso, stavo parlando del fantasy, ma situazioni che sono accadute veramente eh, nella realtà. E anche quello che hanno fatto dopo i personaggi è molto, eh, è un fatto molto, diciamo, convincente. Trovate alla fine del, del libro tutto quanto è successo ai personaggi nel dopo. Interessante un fatto di Longstreet che diede completamente la colpa della sconfitta di Gettysburg a Lee e per questo non è mai stato invitato alle diciamo alle riunioni dell'esercito confederato dopo la guerra, lui ci è andato lo stesso e alla fine eh, diciamo tutti erano contenti di sentire qualcosa a lui, ma molti non gli hanno perdonato questo fatto di attribuire tutte le colpe a lui. Dal mio punto di vista eh, se eh, impersonarsi Longstreet, beh, sarei con lui, in quanto a quanto pare, come è successo a Waterloo eh, con Napoleone, lì non era nelle migliori, ehm, non prese le migliori decisioni perché era molto incerto. Così appare nel libro, così appare nel film e quando c'è l'incertezza purtroppo si perde lucidità e devo dire che lì era l'unico momento di ira che ha nel film è quando eh, ha la discussione col suo eh, generale di cavalleria Stewart e, e forse è proprio questo è il fatto che ha influenzato molto lì non era conoscenza di tutti i particolari e da lì la sua indecisione forse se avesse avuto Stuart lì e sarebbe stato più deciso nell'impartire determinati ordini ma come al solito la Fog of War è eh, comanda sul campo di battaglia e più ci eh, avviciniamo alla guerra moderna e magari abbiamo meno of war, ma ricordatevi che l'uomo che col suo cannocchiale analizza il campo di battaglia è colui che vuole sapere prendere decisioni migliori. E questa è l'immagine tipo del di colui che deve prendere che deve dare ordini colui che eh, rischia le vite dei suoi uomini dei suoi uomini e se fra virgolette accecato purtroppo corre il rischio di prendere decisioni sbagliate ragazzi è stato un piacere eh, ricordate Gettysburg ricordate questi due giochi ricordate il libro e sabato prossimo vi annuncio che parleremo del fronte orientale parleremo dei Smolensk eh, vediamo un po' lunedì 8 8, 9, 10, sono diciamo che comunque la battaglia di Smolensk non si è svolta in, un, in pochi giorni, dunque potrò parlarne anche sabato, devo andare ancora a scegliere il libro che mi eh, permetterà di parlare di Smolensk e quindi diciamo che non l'ho ancora letto, eh, un libro... Proprio su questa battaglia, e se ce la faccio proverò a leggere mh, proverò a individuare il libro e a leggerne alcune pagine. Ragazzi, buon sabato, domani, chiaramente non andiamo in onda. Eh, comunque, la scaletta per settimana prossima è già definita. Chiaramente andremo a dare qualche eh, modifica, ma grazie per la partecipazione e alla prossima! Via con la sigla!